Le nuove misure di prevenzione e di contenimento dell'emergenza sanitaria da Covid-19 hanno purtroppo falcidiato anche l'evento Cartoceto Doppil Festival, la 44esima edizione della mostra mercato dell'olio e dell'oliva. Una disposizione, quella contenuta nell'ultimo DPCM, che sospende tutte le fiere di qualsiasi genere, e portata sicuramente di responsabilità, una scelta opportuna alla luce di quello che è il quadro epidemiologico attuale, ma sicuramente, come in tanti altri casi analoghi, dannosa per le realtà economiche territoriali coinvolte. Un danno che interessa in primis i produttori, le aziende agricole e le aziende olivicole del territorio, protagoniste di questa eccellenza unica nella sua qualità a livello regionale, ma ovviamente un danno che si ripercuote poi anche su quelle attività economiche legate in qualche modo all'accoglienza, alla ristorazione. Non dimentichiamo che insomma questo evento richiama ogni anno a Cartoceto un pubblico numeroso e soprattutto variegato per provenienza. Abbiamo investito molto in questi ultimi anni nell'organizzazione di questo evento, un po' un pilastro fondante di quello che strategicamente abbiamo voluto rivedere come percorso di promozione e di valorizzazione del territorio. È chiaro quindi che occorrerà quest'anno rivedere alcune misure di sostegno, quindi di valorizzazione di questa meravigliosa eccellenza che la nostra terra ha voluto regalarci. E devo dire che in questo senso c'è stata anche un'interlocuzione abbastanza continua con i produttori aderenti al consorzio di tutela, proprio perché, bypassando quello che purtroppo è il momento del festival, è possibile quest'anno prenotare e poi ritirare direttamente nelle aziende agricole l'olio DOP Cartoceto. Trovate tutte quelle che sono le informazioni utili sia nella pagina Facebook della Proloco di Cartoceto, nella pagina Facebook Cartoceto Turismo, così come sul sito prolococartoceto.com. Un piano sicuramente diretto, alternativo, finalizzato comunque a stringere un rapporto diretto per l'appunto tra il produttore e il consumatore finale. D'altronde l'organizzazione si stava mettendo in moto nonostante le evidenti difficoltà, però poi quello che è stato l'evoluzione del quadro epidemiologico ha fatto sì che, insomma, d'accordo con la Proloco Cartoceto e con il Consorzio di Tutela, arrivassimo per l'appunto alla decisione di annullare la 44esima edizione della Mostra Mercato dell'Oliva a Cartoceto dopo il Festival.